Stamattina, ottavo giorno, sveglia, non dico alba ma quasi, per cercare di fregare il traffico montenegrino. Lasciamo Kotor, antica città veneziana, e ci dirigiamo verso Budva. Entriamo nel piccolo borghetto antico, circondato da palazzoni e alberghi. Questa Small Venice, Small City of Italy. Tipo, non so, qualche paesino toscano, abruzzese. Ecco, praticamente città vecchia è distesa di palazzoni. La chiamano la Miami del Montenegro, che vista così sembra più una Monte Carlo del Montenegro. Qui restano le fondamenta di una chiesa, probabilmente di epoca romana, visto che la piazzetta qua a fianco è di epoca romana. E è praticamente una nursery per gattini. Guarda là. Uno, due, tre. Gatti, gatti, gatti. Hai visto? Usciamo da Budva vecchia e qua troviamo il super yacht dei ricconi. Vista così dall'acqua, come ho detto prima, sembra molto più Monte Carlo piuttosto che Miami. Secondo me chi la definisce la Miami del Mediterraneo non ha mai visto Miami. Barconi e palazzoni. Consiglio, se venite a Budva è inutile che vi perdiate a cercare parcheggi gratuiti, far la furbata solita, perché tanto
non ne troverete, quindi venite direttamente su uno dei vari parcheggi multipiano, pagate quello che c'è da pagare e almeno la macchina è al sicuro. Palazzoni su palazzoni e si continua a costruire. Dopo Budva, sulla strada dall'alto si può vedere Sveti Stefan, che è praticamente un'isoletta barra penisoletta, perché è attaccata con proprio una micro passeggiata. Questo qua era un ex paesino trasformato in albergo da skate. Quanto costa la notte? Ah, solo l'entrata per andare a fare il giro dentro a vedere quattro muri tutti uguali costa 100 euro, mi dicono dalla regia. Sì, carino, merita, ma 100 euro me li spendo in cibo piuttosto. Cioè, adesso andiamo in cerca di una spiaggetta magari appartata senza casino, che l'acqua sembra niente niente male. Andiamo in cerca della spiaggia. Ne abbiamo girate un paio, ma erano orrende. Speriamo che questa sia valida. Qua comunque montagna, spiaggia in giro di 50 metri. Comunque, se non l'ho ancora detto, sembra che il nome Montenegro sia stato dato dei veneziani, l'ho già detto? Sì, vabbè, ma l'ho mai detto su un altro video, questo video qua non lo vedono tutti, qua là. Perché come vedete dal mare si vedono queste montagne coperte di alberi verdi scuri, 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 e che a volte là i veneziani, oh che sboro amore, guarda monte, guarda che c'è negro, Montenegro. Pian pianeo qua, perché guarda qua che razza del salto che c'è. La piscinetta, ma vada. Fioretti. Niente po' di meno che l'ennesimo eco mostro. Questo qua probabilmente, sicuramente è un parcheggio multipiano, o addirittura alloggi, albergo, boh, età della guerra, abbandonato. Servono ecomostri? Guarda che popò di struttura iniziata e che non verrà mai finita, che chissà anni che è così. Guarda, guarda, guarda che roba, neanche in costiera amalfitana una roba del genere. O c'è, no, però se, però l'acqua qua è una bombardata, cioè lì addirittura quasi bianca. Guarda che roba. E qua l'eco mostro. Sbam! Eco mostro, mare. E di qua c'è una galleria
oltretutto illuminata anche. Se guarda, cosa che mi piace di queste robe qua da esplorare, non avete neanche un'idea. E non so se questa fosse la vecchia strada, che potrebbe anche essere. In fondo ci sono due specie di faraglioni, su quello di sinistra c'è anche una chiesetta sul cucuzzolo stracciata. Ma la galleria continua. Mi sa che verremo qui in spiaggia adesso. No, mi sa che quella spiaggetta lì ci si arriva solamente con la barchetta. Adesso torno indietro dalla Consul, che mi starà già dando per disperso. Adesso andiamo a vedere la reazione della Consuelo del mio ritardo, al mio ritardo di 20 minuti penso. Andiamo a vedere subito. Secondo me è incazzata. Sta trattenendo a stento la rabbia, secondo me. Sei arrabbiata, amore? Povera mia cucciola preoccupata. Mezz'ora. Ti ho anche chiamato WhatsApp, ma io non ho internet. Ti ho attaccato lo spot del sempre dietro. Adesso ti faccio vedere cosa ho trovato, ma pensavo di potessi raggiungere, ma mi sa che si va solo in barca. Andiamo là. Beh, ci accontentiamo di quell'angolino lì giù in fondo, che mi sembra niente male. Spiaggia privata, cash, no cash. Poi ancora da metà giù i camminamenti. Una delle prime regole, spiaggia libera sui sassi, Croazia e anche qua in Montenegro, portarsi il minimo indispensabile per attrezzare un campo base con un po' di ombra, perché altrimenti
ci si scotta i corni. Mi raccomando, tenersi sempre idratati col caldo, va bene? Ombra con un po' di pareggio, che vi raccomando, cioè, ve l'ho detto, portarsi via il minimo indispensabile, inventiva e siete a posto. E poi ogni tot un bel bagnetto in un mare azzurro. Vado anch'io, ciao! Vi do un ulteriore consiglio, oltre al pareggio per farsi un po' di riparo, perché l'ombrellone qua è come pulirsi il culo con i coriandoli. E di solito noi andavamo in giro con i tappetini, quelli da yoga, che però ovviamente se si viene in macchina è un discorso, se si gira in aereo è un intrigo che porta via un sacco di spazio per niente. E io da Mona ce li avevo a casa, ma non li ho portati. Ci sono i tappetini, quelli da trekking, quelli da campeggio, quelli da bivacco, quelli gonfiabili da 3 cm, quelli là sono ottimi, ci si mette un telo sotto, i materassini sopra e si sta da Dio. È un'altra roba da ricordarsi sempre quando si viene in posti dove ci sono sassi o murassi di cemento, robe così.